In questo nuovo appuntamento con Medical News, il contenitore medico della nostra emittente Canale 10, oggi parleremo di gravidanza. Rappresenta per ogni donna un evento assolutamente speciale. Un essere umano si sviluppa e cresce attraverso un altro essere umano per poi nascere. Diventare mamma è un'esperienza emozionale, fisica e mentale fortissima. In questa rubrica tratteremo alcuni suggerimenti attraverso i quali aumentare la propria attenzione sul proprio corpo e sul proprio bambino che si porta in grembo, imparando così a conoscersi meglio proprio mentre lui sta crescendo. Esistono alcuni sentori che sono comuni alla maggior parte delle donne, anche se è vero che il corpo di ciascuno può reagire alla gravidanza in modo diverso, ma la cosa migliore da fare è sempre ascoltare il proprio corpo. Una gravidanza comporta cambiamenti importanti e solo tu puoi percepire se c'è qualcosa di diverso dal solito. La maternità trasformerà il corpo della donna. È l'effetto più evidente, ma rischia anche di avere delle conseguenze sul carattere. Alcune gestanti infatti provano una sensazione d'appagamento, hanno più fiducia in se stesse, provano una nuova forza. Altre al contrario possono attraversare delle fasi d'angoscia, paura di non essere all'altezza, di non essere brave come madri o paura di perdere la propria libertà, di doversi assumere troppe responsabilità, di perdere anche l'amore del proprio partner, per non parlare della paura che il bambino possa avere qualche malformazione. Generalmente la futura madre vive sensazioni contraddittorie, i momenti di gioia ed euforia si alternano infatti con momenti di preoccupazione. Per vivere la propria paternità in tutta serenità è importante capire bene ciò che succede durante le varie fasi della gravidanza. Anche una corretta alimentazione in gravidanza è molto importante, sia per la gestante che per il nascituro, e per questo la dieta da adottare deve essere equilibrata. Un apporto nutrizionale insufficiente da parte della madre andrà a ricadere sul feto, comportando un basso peso alla nascita e problemi di conseguenza al nascituro, ad esempio malformazioni congenite. Una donna può assumere 200-250 kcal al giorno in più rispetto ad uno stato normale e al termine della gestazione il suo peso non dovrebbe superare gli 11-12 kg. Per quanto riguarda invece le gravidanze gemellari, i valori sono differenti. L'aumento di peso consigliato si stima tra i 16 e i 20 kg, mentre l'incremento settimanale a partire dal secondo trimestre dovrebbe essere pari a 750 grammi. È importante assumere ogni giorno calcio, ferro, fosforo. E non dimenticare le vitamine A, B6, B9, B12, C e D. Si devono escludere dalla dieta cibi crudi e insaccati perché si potrebbe appunto contrarre malattie come la toxoplasmosi o la listeriosi. Non bisogna mangiare formaggi molli se non si è certi che siano prodotti con latte pastorizzato. Inoltre è bene non assumere caffè, alcol e tutte le bevande che contengono caffeina e stimolanti. Si deve lavare accuratamente verdure e frutta. Bisogna ridurre l'apporto di sale per evitare la ritenzione idrica e abolire totalmente il fumo. Un mondo che ruota intorno a questo argomento, perciò ascoltiamo i consigli dello specialista. Windows wide open, so you know.
Siamo in compagnia del dottore Marcello Pira, responsabile del reparto di ginecologia ostetricia dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. Oggi parleremo di un argomento molto particolare, parleremo di gravidanza, un argomento che desta parecchie perplessità ma anche parecchie curiosità da parte delle gestanti e delle future mamme. Dottore, la gravidanza, come potremmo definirla? La gravidanza è una delle fasi fisiologiche della vita di una donna normale, come la pubertà, come la menopausa, anche la gravidanza ha una sua età in cui può avvenire. Di solito negli anni precedenti la maggior parte, il 90% delle donne in gravidanza aveva un'età inferiore ai 35 anni, il 90%. Dopo il 2000, dagli anni 2000 in poi, le donne hanno cominciato ad avere gravidanza oltre i 35 anni. Questo per svariati motivi, oltre che per motivi economici, perché una donna di solito affronta una gravidanza dopo che dal punto di vista economico ha raggiunto una certa stabilità, e quindi con questi periodi di crisi veramente impensabile affrontare una gravidanza senza avere una sistemazione economica stabile. E a parte questo, c'è anche l'altro fatto che le donne che invece lavorano, che sono cosiddette in carriera, non possono generalmente iniziare una gravidanza, specialmente le professioniste, avvocatesse, dottoresse, architetti, ingegneri, prima di una certa età, cioè prima di aver compiuto gli studi, di avere trovato una sistemazione, e quindi intraprendono una gravidanza in genere dopo i 35 anni. Questo ha dei risvolti dal punto di vista diagnostico particolari, perché mentre le coppie giovani hanno un basso rischio per quanto riguarda per esempio la sindrome di Down, e hanno anche un basso rischio per quanto riguarda la percentuale di aborti spontanei nel primo trimestre, proprio per la giovane età, invece le donne over 35 hanno un rischio elevato, più alto diciamo, sia per quanto riguarda la sindrome di Down, sia per quanto riguarda la percentuale di abortività spontanea nei primi tre mesi, che è più elevata. A questo punto, dato che l'età è aumentata nella scelta ovviamente di avere un bambino, nella scelta di avere famiglia, possono in ogni caso prendere delle precauzioni le future mamme? Possono attenersi a delle regole per far sì che comunque questi rischi si possano abbassare anche nello stile di vita, nel modo di mangiare, nel modo di condurre la vita? Lo stress anche penso che possa influire. No, lo stress per quanto riguarda il rischio che dicevamo prima influisce poco. Lo stile di vita, ci sono delle cattive abitudini, quali il fumo, il caffè, le droghe in generale, queste hanno un'incidenza alquanto negativa sullo sviluppo del feto, sia nelle varie fasi della gravidanza, e quindi è bene evitare tutte queste situazioni di abuso, diciamo, sia per quanto riguarda la caffeina, il fumo, l'alcol e tutto il resto. E invece quello che è da sottolineare è che ci sono non sistemi di prevenzione, sistemi di diagnosi precoce, sia lo screening di massa sia altri sistemi di diagnosi più approfondita, perché lo screening di massa serve solo a individuare chi nella popolazione generale delle gravide ha un rischio elevato. Quella persona che viene individuata dallo screening poi verrà sottoposta ad accertamenti più approfonditi e specifici, che sono accertamenti diagnostici, non di screening, che c'è una bella differenza. Perché l'accertamento di screening ti dice che tu hai una probabilità X in più rispetto alla popolazione generale di avere un determinato feto. Invece l'accertamento diagnostico, come l'amniocentesi, ti dice che il feto è sano o malato. Quindi l'accertamento di screening a cui mi riferisco io è principalmente il duo test,
duo test o ultra screen si chiama anche. Una volta si faceva tanti anni fa il tre test, fino all'inizio degli anni 2000 si è fatto, poi è stato abbandonato perché aveva una percentuale di falsi positivi elevatissima, significa che uno ogni tre veniva positivo, quindi si facevano tante amniocentesi inutili perché questo test era falsamente positivo a una percentuale elevata e quindi ci costringeva a fare amniocentesi a tutto spiano. Ora invece questo test che si fa, a cui accennavo, ultra screening o B-test, è combinato, un test combinato sempre da un esame ecografico che misura la cosiddetta plica nucale, cioè una zona di trasparenza nucale che poi vi farò vedere nelle immagini, e abbinato a un esame di sangue che misura due ormoni, la beta-HCG e la PPI. Quindi tutto questo viene elaborato da un software che ha il laboratorio analisi e dà una risposta in termini di probabilità di rischio, cioè ti dice: tu per esempio hai una probabilità su 10.000 di avere un bambino down, oppure ti dice: tu hai una probabilità su 50 di avere un bambino down. In questo caso è obbligatorio, è consigliabile, no, obbligatorio, approfondire facendo l'amniocentesi, che l'amniocentesi invece è un esame di certezza, cioè un esame diagnostico che ci dice se il bambino è sano o è malato. A proposito di amniocentesi, si pensa che l'amniocentesi possa avere dei risvolti anche poco gradevoli e quindi delle controindicazioni, è così? L'amniocentesi è una tecnica invasiva di per sé e, come tutte le tecniche invasive, ha sempre una percentuale di rischio che è proprio intrinseca, dovuta all'invasività della tecnica stessa. Però fatta da mani esperte, l'amniocentesi ha un rischio molto basso, lo 0,4-0,5 di incidenza di aborto. In tutto questo le posso dire che noi qua, io faccio amniocentesi dal 2000 e forse prima, non abbiamo mai avuto una perdita fetale dovuta a complicazioni di amniocentesi, perché la tecnica, quando si fa correttamente e nel momento giusto, difficilmente dà luogo a... Certo, le complicanze ci possono sempre essere e sono sempre, tra virgolette, previste, però dipende anche dalla casistica che uno ha. Se uno ne fa due l'anno, ovviamente non ha una manualità adeguata e sicura. Se uno ne fa 50, 100 l'anno, allora cambia il discorso. Vitamine ed acido folico, quando assumerli? Vitamine e acido folico, più che altro acido folico direi, perché l'acido folico, anzi, converrebbe assumerlo addirittura prima della gravidanza, nel momento in cui si decide, si programma di fare un figlio, qualche mese prima già converrebbe assumere acido folico, perché soprattutto per la prevenzione dei difetti del tubo neurale del feto. L'acido folico ha questo meccanismo di protezione contro questo tipo di malformazione. E a parte questo, anche per la prevenzione delle anemie e un corretto sviluppo anche del sistema nervoso centrale. Invece, per quanto riguarda l'alimentazione, quali sono i cibi da assumere o i cibi da evitare in gravidanza? Allora, io direi in generale che la donna gravida può mangiare tutto, quasi tutto. E naturalmente, a seconda delle situazioni, vi sono delle limitazioni che variano da caso a caso. Per esempio, se una donna non ha avuto la toxoplasmosi, dovrebbe stare attenta a non mangiare carne cruda, salsiccia cruda o al sangue, specialmente di maiale, e quindi anche salumi, tipo insaccati, prosciutto crudo, salame. Invece tutto ciò che è cotto in genere può essere mangiato con sicurezza. Questo perché? Perché la toxoplasmosi è una malattia che molti di noi hanno preso o hanno, e se non sono in gravidanza passa completamente inosservata.
ma in gravidanza è fortemente dannosa per il feto, specie se si contrae durante le prime fasi della gravidanza. Può causare notevoli malformazioni e comunque patologie gravi che riguardano il feto. Invece per quanto riguarda l'attività fisica, si può continuare a svolgere sport, attività sportive di qualsiasi genere e quali? Se non vi sono controindicazioni, cioè che se non vi sono minacce di aborto, se non vi sono altri problemi, tipo che la donna non ha fibromi dell'utero contemporaneamente alla gravidanza, se non soffre di pressione alta, se non è eccessivamente impedita dall'obesità, può fare delle attività sportive così dolci, tra virgolette, cioè che non implicano un eccessivo consumo di energie e non implicano un'attività di tipo anaerobico, cioè con debito di ossigeno, ma che è tipo lunghe camminate o anche un poco di trekking, un poco di ciclette, queste cose si possono fare. E soprattutto la piscina fa bene alla donna gravida. La piscina addirittura è consigliata in alcuni casi addirittura per fare cambiare posizione al feto, se per esempio è messo in posizione podalica. Molti consigliavano di fare piscina e di fare degli esercizi particolari in piscina per fare cambiare la posizione al feto e farlo attestare, cioè metterlo con posizione cefalica in basso. Invece quali sono i campanellini d'allarme a cui una donna deve stare attenta e correre immediatamente dal proprio medico in ospedale per avere soccorso? Dipende dalle fasi di gravidanza, perché le patologie variano a seconda dell'epoca della gravidanza. Se una è da 0 a 3 mesi e ha dei sanguinamenti oppure dei dolori strani al basso ventre, ovviamente deve andare a farsi controllare, perché potrebbe trattarsi di una minaccia di aborto. Viceversa, se già una donna si trova al secondo trimestre di gravidanza, cioè quinto mese, oppure più avanti, addirittura settimo o ottavo mese, e ha un senso di peso continuo, mal di schiena e la pancia diventa dura continuamente, si deve fare controllare, perché probabilmente si tratta di una minaccia di parto prematuro, cioè quindi di un'attività contrattile dell'utero che sta avvenendo fuori dai tempi normali, in maniera prematura, e che potrebbe, continuando e senza controlli e senza terapia, potrebbe alla fine causare un parto prematuro che è molto dannoso per il feto, perché ancora non ha la maturità polmonare per nascere. In Italia ultimamente delle statistiche hanno dimostrato che sono sempre di più anche le gestanti che hanno scelto e che continuano a scegliere il parto cesareo rispetto a quello naturale. Cosa si può consigliare a queste donne, alle donne che ancora devono partorire e che comunque in alcuni centri hanno anche la possibilità di scegliere? Allora, la possibilità di scegliere, mi dispiace di sentire, non c'è da nessuna parte, perché la legge italiana non consente di disporre del proprio corpo in questo senso. Cioè, una donna non può scegliere di partorire col taglio cesareo, perché il taglio cesareo è un intervento, non è una ceretta, e quindi viene fatto solo se vi sono delle indicazioni mediche o materne o fetali, altrimenti non si può fare, e non è etico per il medico soprattutto, che lo dovrebbe seguire. E quindi dicevo, noi abbiamo ricevuto qua, siamo partiti 5 anni fa, quando ho cominciato a gestire questo reparto, con una percentuale di cesarei del 52%, una pesante eredità lasciataci dal precedente responsabile primario, e perché ovviamente non solo noi, ma un po' dappertutto si cesarizzavano le persone con abbastanza leggerezza, senza badare alle indicazioni reali e necessarie ed essenziali per eseguire un taglio cesareo. Dicevo, dal 2009 ad oggi
noi siamo passati dal 52% al 20% di tagli cesarei. Quest'anno abbiamo chiuso con il 20% di tagli cesarei, direi che è una percentuale virtuosa perché ci mette in linea con la tendenza e con le linee guida nazionali che indicano come questa come 20% il livello soglia per essere adeguatamente efficienti in questo senso e per diminuire questa eccessiva incidenza dei tagli cesarei che c'è in giro. Qual è il peso che una gestante deve raggiungere affinché comunque porti a termine in maniera sana la propria gravidanza? Non c'è un peso standard, perché se una donna già parte che è sovrappeso con una massa, con un indice di massa corporeo elevato, cioè se una donna per esempio già pesa all'inizio della gravidanza 95 kg, ovviamente non può aumentare 10, 12 kg, 15 kg come un'altra donna che invece ne pesa 50 o 45. Quindi varia da persona a persona. Poi varia in base alle patologie, perché se una donna si scopre che ha un'intolleranza ai carboidrati, ovviamente deve fare un regime dietetico, deve osservare un regime dietetico a 1700 calorie massime e quindi deve evitare anche tutta una serie di alimenti, carboidrati, zuccheri, dolci in generale e anche limitare moltissimo pane e pasta. Deve fare un controllo glicemico in questi casi molto, molto frequente e anche esami particolari che indicano se il controllo va bene oppure no. A proposito di controlli, il diabete gestazionale, come affrontarlo e quali sono le conseguenze? Il diabete gestazionale era proprio quello a cui mi riferivo quando poco fa accennavo ai controlli. Innanzitutto, che cos'è? Non è un diabete che la donna è diabetica perché era già diabetica prima della gravidanza, ma è un diabete legato alla gravidanza, che insorge solo in gravidanza, che insorge per la gravidanza, a causa della gravidanza. Naturalmente c'è una predisposizione ed è un diabete che va trattato generalmente con solo un regime dietetico appropriato. Raramente ha bisogno di insulina, tranne quando la donna è già diabetica per i fatti suoi, che allora non è un diabete gestazionale ma è un diabete mellito che già la donna aveva al di fuori della gravidanza. Dicevo che è sufficiente fare i controlli, la curva da carico col glucosio, l'emoglobina glicosilate, fare dei profili glicemici frequentemente, perché facendo il prelievo dopo due ore da ogni pasto si vede se effettivamente la dieta sta funzionando oppure se ci sono se sono necessari degli aggiustamenti ulteriori. L'unico problema del diabete gestazionale è che queste donne, avendo dei regimi di glucosio molto elevati nel sangue, fanno dei bambini molto grandi, molto grossi. Quindi il vero problema è la macrosomia fetale, cioè il bambino grande, grosso, oltre i 4 kg. Si parla di macrosomia oltre i 4 kg e mezzo, però questo dicono i libri. Però io sfido chiunque a fare partorire una donna per la prima volta che si stima un peso di 4,3 kg. È molto rischioso, perché gli addetti ai lavori sanno che poi ci possono essere brutte sorprese, a parte che la stima del peso fetale è sempre approssimativa, c'è un errore sulla stima del peso fetale ecografica pari al 10%, quindi se io ti dico che il bambino pesa 4 kg può essere o 3,6 kg o 4,4 kg, questo è il margine d'errore. E da 4 kg a 4,4 kg c'è una bella differenza nel momento in cui deve partorire questa donna per la prima volta oppure devono uscire le spalle. Il problema principale è questo, sono le spalle, perché
potrebbe avere una distocia di spalle, cioè una difficoltà a disimpegnare le spalle e quindi poi conseguenze più o meno gravi fino ad arrivare alla paralisi del braccio, paralisi ostetrica. Invece ci sono, diciamo, i detti delle nonne, le cosiddette voglie. Sfatiamo questo mito o lo rafforziamo? No, questo è veramente un mito da sfatare perché non ha nessun fondamento scientifico. Quindi le voglie sono delle voglie come le possono avere qualsiasi persona, anche quelle che non sono in gravidanza. I mariti possono anche, insomma, stare tranquilli. Non uscire la notte e cercare le fragole d'inverno. Intanto per l'anno 2014, come si è chiuso per quanto riguarda i parti proprio qui nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Giacomo d'Alto Passo di Licata? Si è chiuso benissimo perché, contrariamente al trend generale, lei deve sapere che quest'anno ci sono stati in Italia 25.000 nati in meno rispetto al 2013. Quindi c'è un trend di natalità preoccupante, in caduta libera, cioè negativo assolutamente. E dicevo, contrariamente a questo trend, noi invece abbiamo aumentato il nostro trend qua a Licata, perché l'anno scorso, l'anno precedente avevamo chiuso con 375 parti e quest'anno abbiamo fatto alla fine circa 420 parti, quindi abbiamo aumentato notevolmente, anche se i numeri sono piccoli, ma la percentuale di per sé è grande, perché per recuperare tutti questi parti che prima andavano via e invece adesso ci danno l'onore di partorire e di servirsi dei nostri servizi, della nostra professionalità, per noi oltre che un piacere è un motivo di orgoglio, per cui siamo in crescita. Contrariamente a quello che avviene nelle altre parti, dove i parti invece sono diminuiti, a Canicattì sono diminuiti, ad Agrigento sono diminuiti, dappertutto, ma non perché la gente non ci vada, perché c'è appunto un calo della natalità generale. Quindi diciamo alle nostre gestanti che la gravidanza non è assolutamente una malattia? Assolutamente no, che bisogna tranquillamente fare le proprie attività rutinarie di tutti i giorni, se una lavora può lavorare, a meno che non ci siano degli impedimenti veramente seri, e soprattutto dobbiamo dire, non bisogna insistere e chiedere di avere delle gravidanze a rischio che poi non sono a rischio solo magari per avere un'esenzione, perché questa cosa non è possibile effettuarla. Cioè, le gravidanze a rischio sono quelle che veramente ci sono delle professioni stabilite dalle tabelle che sono professioni a rischio per la gravidanza. Per esempio le maestre d'asilo che sono a contatto con l'asilo nido, con i bambini che possono trasmettere malattie nei primi mesi, questa è una gravidanza a rischio. Le persone che hanno fibromi, questa è una gravidanza a rischio perché possono perdere il bambino. Le persone che hanno patologie della placenta hanno una gravidanza a rischio, ma quelle che non hanno niente, non hanno niente, devono continuare a fare la propria vita normalmente. Ringraziamo il nostro specialista, il ginecologo Marcello Pira, nonché responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia, come dicevamo in premessa all'inizio, dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, quindi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima, grazie a voi. I know.
But just when I am moving on, asking the fences, the walls.